Bentornati ragazzi nel secondo episodio di Pokémon Ethereal Gates versione demo. Quest'oggi continuiamo la nostra avventura e direi di... Aspettate. Prima di continuare però da quella parte, volevo un attimo vedere se si poteva andare da questa parte. Non si può parlare con lui? Come si parla? Ah, giusto, con quest'altro tasto, ho sbagliato. Abril, vediamo se si può passare. Non si può passare, fantastico. Allora dobbiamo rifarci tutta quell'altra strada. Questa è casa mia, l'abbiamo passata. Siamo giunti nell'altro percorso? Ah no, c'è ancora mamma. Cioè, giustamente non abbiamo parlato per niente con mamma. Ches! I heard, che vuol dire? About your Pokémon journey, la sua giornata Pokémon. I assume you'll be traveling very far. Viaggerai molto lontano. Sono molto eccitata, come sono eccitata. Così, per celebrare, ti darò qualcosa di speciale. E ovviamente ci dà le scarpe da corsa. Sono chiamate scarpe da corsa e servono per farti correre incredibilmente veloce. Le istruzioni sono di premere, insomma, il tasto Z per correre velocemente. Più veloce di come non hai mai fatto. E anyway, buona fortuna, ok. E non dimenticare di venirmi a visitare ogni... Vabbè, non mi venire a visitare, insomma. Va bene, allora direi di continuare. Abbiamo le scarpe da corsa che si usano con Z. E questo tizio credevo fosse un allenatore. E invece? Ah, credo che... Forse sì, credo di aver capito. Secondo me è il tizio che prima di andare dal professore ci bloccava. Sì. Ed eccoci appunto nel percorso 1. Voglio capire un attimo. Route 1, Apalis Town, Corella Town. Ok, ci dirigerà a Corella Town. Questa è un'allenatrice? Ci sono molti Pokémon adorabili qui. È molto triste che... possiamo portare solo 6 alla volta con noi. Mi dispiace, ma è meglio che sia così, altrimenti si crea troppa confusione. È il nostro primo Pokémon incontrato! Che cazzo è sto gusto? Ma è un Pokémon di tipo erba? Ok, allora, combattiamo direttamente, utilizziamo botta. Pound, via! Oh, i danni li facciamo, dai. Ah, no, tra l'altro non ho ancora visto la natura di questo coso. Vabbè, combattiamo ancora, cioè utilizziamo ancora Pound. Ok. Utilizza Ruggito stavolta. Un ultimo Pound dovrebbe farlo fuori, anche perché prima comunque i danni li ha fatti. Perfetto, KO Bambos. Guadagniamo 14 punti esperienza, perfetto. Allora, direi adesso di controllare un attimo la natura dei nostri, del mio Pokémon. Sono curioso. Silmaril. Come faccio? Rush Nature. Ah, a quanto pare diminuisce la difesa speciale e aumenta l'attacco speciale. E ha Overgrowth, vabbè, abbastanza... Aspettate, ma... io credevo fosse attaccante fisico, invece attaccante speciale. Potrebbe essere anche... potrebbe anche non essere così, perché comunque... se avesse avuto una natura che aumentasse, che aumentava l'attacco a discapito dell'attacco speciale... penso di aver ottenuto, penso di sicuramente ottenere più boost nell'attacco. Però non lo sappiamo. Attenzione, un ponte, non dobbiamo sfidare nessuno, molto strano. Questo non è un allenatore? Mi sembra molto strano. Mi sto allenando per diventare il miglior allenatore di Pokémon mai esistito. My Bambaus, il Pokémon che abbiamo visto prima, e io, stiamo andando ad... stiamo vincendo tutte le battaglie. Tutte le nostre battaglie. Vabbè. Vediamo un po' se si trovano altri Pokémon. C'è un piccolo lag ogni tanto. Ma non è che quello è uno strumento nascosto. Possiamo vedere. No, prima c'è il Pokémon selvatico. C'è qualche giusto. Avinch. Oh, è il tipico Pokémon di tipo volante che si incontra all'inizio. Tra l'altro volevo vedere se giusto abbiamo qualche Pokéball. Non ne abbiamo nemmeno una. Vabbè. Non ci resta che attaccare. Utilizziamo Leer, ovvero Fulmi Sguardo. Mica ha già una mossa di tipo volante. No, ha Tackle, che sarebbe azione, sì, azione. Allora, direi di utilizzare Pound stavolta, speriamo di togliere metà vita. Perfetto. Un'altra azione. Aia. Stiamo subendo un po' di danni. Perché vi ricordo che nella prima sfida purtroppo abbiamo perso. Fantastico. Abbiamo guadagnato 23 punti di esperienza e ancora non saliamo a livello successivo. Sì, scusate, devo vedere un attimo cosa c'era qui. Qui non c'è niente, controlliamo qui. No, un altro Pokémon. Stavolta la transizione è andata a buon fine. Un altro Bamboos, femmina a livello 2. Ma questo secondo me deve essere una roba tipo normale erba. Boh. Comunque è carino, non è male, a me piace. Vabbè che a me piace in genere qualsiasi Pokémon, però. Ok. Tackle, anche lui è azione. Ah, il Critical Hit!
Ma infatti mi stavo quasi domandando perché non avessi ancora subito nemmeno uno. E quindi siamo tornati un'altra volta a casa. Ma si deve fare pure la ramanzina, no? Sicuro ce la fa. Buona fortuna e vieni a visitarmi spesso. Ah, incredibile, l'unica mamma veramente brava che non ci dice brutte cose. Ok, possiamo correre, ma a quanto pare vedo un po' di lag, ma giusto un pochettino, boh. Eppure non sto praticamente utilizzando programmi, non c'è nessun video in rendering, boh. Sinceramente non lo so. Abbiamo incontrato un altro bamboozle a livello 3 e io direi di fare l'ear per poter annientarlo con solo due colpi. Quindi fulmi sguardo. Lui invece utilizza ruggito. Mi sa che non abbiamo fatto niente allora. Mi conviene utilizzare botta. Niente, continua ad attaccare sempre con azione. Utilizziamo di nuovo botta. Ok. Allora, un'ultima botta dovremmo farcela. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Saliamo finalmente a livello 6. Oh, grazie a Dio. Ok, continuiamo ad allenarci in questa bellissima landa. Corriamo perché... Oddio! Dove sono passato? Scusate. Oh mio Dio. Però sì, tra l'altro, se cammino non succede? No, succede lo stesso. Ma qui... Vabbè, c'è qualche errore da correggere. Effettivamente su... non è che si può fare una ROM perfetta, però... Allora, da questa parte... Trainer Tips. X open the menu. Ah, ok, sono dei tipo suggerimenti. Ci ha dato delle Pokéball. Sono un... come si dice? È uno strumento essenziale per gli allenatori, per gli aspiranti allenatori. Per piacere, non esitare a comprare, insomma, qualcos'altro al market, credo. Vabbè. Allora, da questa parte invece abbiamo delle bacche. Ci sono le bacche anche in questo gioco. Ci sono due Oran Berries, che dovrebbero essere le bacche arancia. Perfetto. Il terreno torna al suo stato originale. C'è anche scritto quello, fantastico. Non c'è il rumorino, però... Vabbè, non è che si può avere tutto. E qui invece c'è uno strumento ed è una pozione. Lì dietro c'è uno strumento che probabilmente potremo prendere più in là. Anche se questa è comunque solo una demo, quindi per adesso surf non lo avremo. Ok, siamo arrivati alla Corella Town. E c'è uno che già mi ha guardato male. Ciao qui! Ma che vuol dire ciao qui? Hello there, boh. Benvenuto a Corella Town. Io sono qui per farti da guida alla Flurry Town. Per piacere, seguimi. E questo ovviamente ci farà la solita guida. È inutile stare a sentire che cazzo ci dice. Non ha senso. Sì, va bene. Volevo vedere che cosa mi porta a vedere più tardi. Questa mi sembra tipo Giardin Fiorito. Noi certamente stiamo andando... Stai facendo molto esercizio oggi. Boh, cioè, manca... Stiamo facendo molto esercizio oggi. È un parco molto bello, insomma. Non è vero? E siamo arrivati, ovviamente ci dovevo mostrare il Pokémon Market. Sì, ma è inutile tradurre questa cosa, perché non ha senso. Sì, ok. Allora, dobbiamo ancora... ci deve ancora mostrare altro. Cosa ci dovrei mostrare? Sono curioso di vedere. Oltre a questo c'è la piazza... No, aspetta. Vabbè, questa è la piazza quadrata. No, piazza, sì. Rettangolare, boh. Puoi vedere i residenti più vecchi. Cioè, insomma, stanno i più vecchi qua. E questo è il Weevil Tree. Ha 120 anni... Lo puoi vedere... È da circa 120 anni, insomma, che sta qua, sta albero. Centric Town... Sì. Va bene, basta così, dai. Questa musica me la ricordavo. Siamo liberi? No, ancora no. Grazie per essere venuto a fare questo tour, insomma. Quindi fammi ti dare qualcosa che probabilmente ti sarà utile per la tua giornata, per la tua avventura. Town Map ovviamente ci ha dato la mappa, perfetto. Semplicemente volevo dire che è qualcosa che ci sarà utile. Entriamo nel centro Pokémon perché dobbiamo rivitalizzarci. Che bello il centro Pokémon.
hanno remixato, no scusate, remixato, hanno anche aggiornato la bella canzone di sottofondo. Grazie per aver atteso, ok, grazie e buona fortuna, ciao. Per questo ancora mi camminando piano, se posso camminare veloce. Allora, adesso la domanda sta nel dove devo andare. Allora, qui la guida ce l'ha fatta, quindi adesso sappiamo dove dobbiamo andare. Qui c'è uno strumento. Abbiamo trovato un PP. Ah, su. Madonna come lagga, ma perché? Non sto facendo niente. Non so, mi sono dimenticati i tasti. Da questa parte invece cosa c'è? Sta laggando tantissimo, perché? Cosa c'è in questa casa? Ah, c'è della gente. Ah, questo qua sta giocando alla Wii U. Ah, Smash Bros. Sta giocando con Greninja, che figo. Non può smettere di giocare ai videogame. Ah, glielo sequestrerò, perché deve andare a scuola. Quando ero piccolo, uscivo fuori a giocare a palla, insomma. Queste nuove forme di intrattenimento sono molto antisociali. No, perché mi dite queste cose? Il bambino voleva semplicemente giocare un po' con Greninja. Cioè, sta criticando il figlio che gioca a Smash Bros. Vabbè, effettivamente. Lui diceva invece che da piccolo veniva a giocare a quest'albero, vicino a quest'albero qui, insieme ai suoi amici. Sta tizia qua non vuole manco sapere che dice, io vado direttamente a sinistra. Ciao! Ed eccoci in altro percorso. Questo è l'allenatore, finalmente. Ah, la stessa musichetta di Earth, Gold e Soul Silver. Primo allenatore, che sta in mezzo ai fiori, praticamente. Noi ne abbiamo solo uno. È un segno da interpretare male. C'è un Bombose a livello 4 e potremmo avere qualche problema perché noi non abbiamo vinto la prima sfida. Madonna, le bestemmie. Allora, utilizziamo Fulmi Sguardo, per favore. Non mi fare molto male. Perfetto. Bombose però è un bel Pokémon, io vorrei provarlo. Utilizza Ruggito, sto stronzo. Ma io non mi arrendo. Io utilizzo di nuovo Leer. Perfetto. Utilizza di nuovo Growl e t'ammazzo. Allora t'ammazzo, sei uno stronzo. E io t'ammazzo. Pound! Utilizza di nuovo Ruggito. Allora sei proprio un bastardo di merda. Adesso mi hai fatto incazzare. Fai un cazzo di brutto colpo. Oh, finalmente! Va via, Bamboose. 44 punti esperienza, saremo a livello 7. Perfetto. Vorrebbe imparare Razor Leaf. Di già? Cioè, vorrebbe imparare, l'ha imparato automaticamente perché non aveva altre mosse. Ha già imparato Foglie Lama. What? Ma veramente? Ha già imparato Foglie Lama? Che cazzo sto facendo? Sì, è Foglie Lama. Che cazzo? Ha già imparato Foglie Lama. Che figo. Cioè, praticamente adesso ammazzo tutti. Bitches! Vattene, per favore. Vattene, fatemi camminare. Allora, da questa parte... Oh no, lì ci sono robe. Voglio vedere da questa parte. Altro selvatico, vediamo se qui sono gli stessi. C'è sempre un Bamboose a livello 5. Allora, adesso scopriremo se questo Bamboose è un Pokémon di tipo erba o no. Utilizziamo Razor Leaf. Secondo me sì. Infatti è un Pokémon di tipo erba. L'ho fatto un brutto colpo, ma non è molto efficace. Azione. Minchia. Visto che è un Pokémon di tipo erba non ci interessa, lo mandiamo a capo, che tanto abbiamo già lui. Utilizza Ruggito, grazie, così almeno non mi fai altri danni con Tackle. Ovvero azione. Ultimo, botta. Capo questo Bamboose a livello 5 che ci darà molta esperienza, credo. 37 punti esperienza, sti cazzi. Allora, da questa parte non c'è niente, direi di scendere qui in basso. Come faccio ad arrivare là, scusate? Ah, da qui, giusto. Qui non si incontrano Pokémon, cos'è questa erba strana? Perfetto, come faccio a tornare poi sopra? Devo fare tutto il giro un'altra volta. E invece no, prima ci sono dei selvatici. È di nuovo un l'uccellino figo, a Vince. Oh, che bello. Allora, direi di andare direttamente di Pound, ovvero botta. Perché devo dire sempre ovvero? No, non gli facciamo niente. Questo si vede che è attaccante fisico, ci fa molti danni. Proviamo ad utilizzare un Razor Leaf, non si sa mai, facciamo un brutto colpo. Niente, addirittura missiamo. Un'altra azione. E vaffanculo! Che cazzo è? Ma non posso stare nemmeno un po' tranquillo! Non è possibile questa cosa! Cioè, ma non è normale! Ma scusate! Spero di non essere l'unico a cui succedono queste cose!
Ecco, quando succede così mi nervosisco. E io adesso, da bravo bambino cattivo, non continuo più il let's play. No, vabbè. Preferisco però terminare qui questa parte perché è già da molto che sto registrando. Noi ci rivediamo ad un prossimo episodio sempre su Pokémon Ethereal Gate Demo. E ci ciao, gente!